Ben ritornati, boys and girls, su GTA 5 Misteri. Oggi ripercorreremo tutti i misteri del gioco vanilla, tipo i fantasmi, tipo le miniere, ma tipo sono cimiteri, quelli là. Per esempio, io ci voglio andare, quelli sono brutti. Prima di imbranciare le nostre stalloni monoruota del mistero, vi voglio far vedere un piccolo mistero. Qui sotto il ponte della ferrovia nasconde un troll, un terribile troll che nessuno sa della sua esistenza. Ma chi c'è qua sotto? Non è il ponte di Baracca. Oh, sì. Ma via, sto cagando. Ma che schifo. Dai, ma sei il troll, che cagli. Mi hai pure bloccato l'intestino. Ma che schifo. Ma è lui il troll del ponte? Può essere, a questo punto è un mistero vivente. Si assomiglia a un troll, lui è brutto, brutto come un troll, ma non è lui. Colpisco il mistero. Colpisco sempre io. Allora, oggi dovremo andare fino in cima al Monte Gordo con i nostri monocicli. Saliteci in braccio. Che belli tutti, bellissimi. Anna sta già dormendo un'altra volta, Anna. Anna, è vero. Iniziamo un'altra volta, Mi devo arrabbiare di nuovo, Ma noi non siamo neanche partiti, cosa vuoi? Ho sentito che t'addormenti, poi dici che ti arrabbi. Perché io t'ho visto che stavi provando a rubare il mio monociclo. Ma stai zitta che non è vero, ma chi lo vuole? Ti piace il mio monociclo, con quel sellino rovinato, il mio è nuovo invece. Andiamo, dobbiamo imbracciare l'autostrada per raggiungere ma l'autostrada. Ma non posso per i monocicli l'autostrada. Vabbè, ma noi camminiamo qui. Ma io so guidarlo bene. Vedi, a bordo della strada, ecco così, vedete come siamo bravi. Come fai ad andare così veloce tu? Vado piano, anche Stre è bravo, guarda che ti bravo. Ti sto dietro, mamma mia, io ho imparato da te, ti sto imitando di brutto. Allora vi racconto, sopra il Monte Gordo c'è un fantasma che appare tutte le notti dall'11 di notte a mezzanotte. Noi arriveremo lì, aspetteremo il momento di quell'ora e poi ci sarà il momento di paura. Ma ho scoperto un nuovo dettaglio riguardo quel fantasma che nessuno mai ha visto fino ad ora. E che si tratta? Non ve lo posso dire. Lo vedrete. No, questo è il mistero. Solo quando saremo lì potrete vedere questo dettaglio. Ma è qualcosa di super pauroso. Non è che per caso ci aggredisce? Dai, gira a destra di qua. Ascolta, zio, io so la strada. Tu non sai la strada. Va bene, scusami. Ok, perché questa cosa che hai fatto la reputo anche grave, sinceramente. Che tu permettessi a te stesso di correggere la strada a me. Ma io la lascerei indietro, pure io darei in passo al fantasma. È più figo te, basta. Avevo preso bene, stavo superando. Era tutta una distrazione per superarti. Oh, Cipollini, ehi, calmi, dietro dovete stare. Bertoli, Giambandi, in fila. Anna, è difficile guidare il monociclo, non c'è l'equilibrio. Quello perché hai le cosce di un budino e non spingi su quei quadricipi. È vero, di brutto. Bra. Si spinge sulle cosce. Bra. Vero, come sulle chiappettine tue. Guarda lì che belle chiappettine. Bra, guarda come le muovo io. Anche tu, Alex, fissami il culo. Dai, quanto manchi? Sì, lo sto fissando di brutto. Ah, schifo. Dai, io vado in mezzo alla strada. Che bello. Speriamo che ti tiri sotto un camion. No! Eccoci qua, diversamente da quello che stava dicendo Streccato, sulla strada giusta. Ma sbagliare. Cioè, ma non ti vergogni. Ah, ma questo è vero, era un Fermati. Altro ponte. Ma che stupido. Ma guarda, io davvero. Ma non. Ma non ti vergogni di rovinare i misteri degli altri? Mi dispiace. Cioè, è una persona bruttissima, sei. Merita una punizione, però. La meriterebbe, ma cosa gli vuoi dire? Ma sai perché? Perché lui vuole tirare più su il suo di mistero, dello troll che fa la cacca sotto il ponte. Comunque, Anna, non so se preferiti quando parli o quando stai zitta. Perché veramente certe volte sei cringe quasi quanto Alex, lo sai. No, mio Dio! Annina, come mai sta su? Mi cerco anch'io un ponte. Magari un bel ponte profondo che nessuno ti ritrova più. Potrebbe essere un'idea. No, poverina, dopo va bene, l'hai detto. Ciao, via. Stavo scherzando, smettila che poi cadi, sembri un pagliaccio. Il ponte. Attenta che investi pure le lepri. Vieni qua, attenti. Anna, brutta vacca. Vieni qui. Oh, piano piano che qui ci sono i campeggiatori e noi dobbiamo continuare. Dobbiamo arrivare prima che arrivi il buio. Ma che salita hai fatto? Ma come avete fatto? Scusate, io sono bloccato. Scattanti, mi raccomando, scattanti. Attenzione alle capre. Ok, così. Era un cagnolino. No, fai, sta bene, sta benissimo adesso. Sta meglio di te. Sta dormendo. Senti, che carino. C'ho un monociclo, non posso averlo ucciso. Effettivamente. Hai ragione anche tu. Oh, vedete che qui ci sono gli ultimi tratti di salita. Proprio prepotente. Paura. Ma non però c'era un pulmino, una navetta. Aspettate un attimo. Infatti sì, perché doveva mandare col monociclo? Aspetta un attimo.
Ah! Oh, no! Capito, mi hai sfiorato il corno. Ma che mal sta fatto la signora? La signora voleva rubarci i misteri. Qui, per ogni mistero scoperto su cui troviamo nuovi dettagli, la Rockstar Games Florida, però non quella, anzi no, Rockstar Games Taiwan, ci offre 50 euro di premio per ogni mistero riusciamo a risolvere. Vai a cercare i misteri. Già ne abbiamo trovato uno, portiamo gli stre. Mi ha scritto una mail, mi ha scritto questo principe della Taiwan, ok, mi ha detto che se io gli verso 100 euro sul conto e risolvo i misteri, lui mi dà 50 euro in più. Non so se conviene questo scambio, eh. Sì. A me sembra un po' una scammata. Anche un principe della Nigeria mi ha scritto. No, ma lo allora devi messaggio. Farlo. Anche secondo me. A te, ma che invidia! È fortunato sono stato. Allora dovremmo essere arrivati, eh. Siamo qui ormai, eh. Tre. Credo che sia a sinistra. Credo. È qua sotto, è vero. È qua, si è arrivati. Anna, però, ma che ignorante. No, io non riesco a fermarmi. Lanciati. Ma sei scema, che sega che sei. Anna, però, così deludi tutti. Non si può cadere. Ma buttati, ti devi... E guarda. Allora vuol dire è una delinquente un po'. Vuol dire che quel sellino in realtà si intrude e fa tipo, oh no, capito? Tipo tre piedi. Si intrude a te, si intrude. No, si intrude a te perché io sono sceso dal sellino. A catena si Comunque, intrude. Comunque, cosa vuol dire a catena adesso? Che tipo tutti i sellini. Quella è la collina del fantasma. Adesso siamo, dovrebbe essere quella, giusto? Stre, quella lì? No? Sì, è quella lì, è lì più avanti. Vieni da qua, che la vedo perfettamente. Si vede. Ah, mi stavi cercando di ingannare allora. No, esatto. È il punto preciso dove è tipo a forma di cuore. Sono due ondine. Ma che cuore vedi? Ma dove le vedi? Quelle. Ma dov'è il cuore? Giuro, è quello lì. Ah, quello che sembra una chiappetta. È un culo. Non è un cuore. È un culo, palesemente. Non ha visto il cuore. Bene. Allora non ci rimane altro da fare che aspettare che arrivi le 11 di notte. E dopo un'ora trascorsa a contare le dita dei piedi di Stregatto, perché dovevamo passare il tempo. Quante erano alla fine? Erano, 11 o 12? Erano un numero diverso ogni volta che le contavamo, è assurdo. Ma come? Mi credo che ce n'era una ritrattile, secondo me, Sì, che schifo che fai Stre comunque, mio Dio. Fatti controllare i piedi la prossima volta che vieni con noi. Fai impressione, Stre. Comunque, finalmente siamo arrivati nell'orario X. Ok, l'ora è giusta adesso, quindi noi con garbo ci avviciniamo. Sento rumori inquietanti, veramente, tipo un... No, questo lo senti solo te, per fortuna. Ti giuro, l'ho sentito almeno due volte. Allora, siamo in dirittura di vista del fantasma del Monte Gordo. Quella lì è lei. Oddio, ma è veramente lei? È brutta. Oh, ci credi che ogni volta che si vede è sempre fa più paura, brutta? Fa una certa paura. È inquietante, non ti avvicinare più di tanto. Allora, dobbiamo avvicinarci perché per vedere questo nuovo lato di questo mistero, che tra l'altro nei commenti mi scriverete hashtag io lo conosco già o hashtag io non lo conoscevo, per sapere quanti di voi erano già ferrati sull'argomento, immagino molti, ma c'è un dettaglio che nessuno dovrebbe avere mai visto. Dai, e per questo vederlo, questo si arrabbia. Bisogna avvicinarsi un pelo, però. Infatti, venite anche è voi qui. Vicini, dai, troppo vicini. Allora, lei la conosciamo bene. Una scenario inquietante, cioè uno dei misteri più reali di GTA, no? Perché lei è effettivamente qui. E anche voi, se andate in questo punto, proprio qui della mappa, potete vedere il fantasma del Monte Gordo alle 11 fino a mezzanotte però. Ma se voi vi avvicinate un po' e guardate col fucile da cecchino ai suoi piedi un po' più a destra, potete vedere che ci sono dei fogli di carta per terra. È vero! Vedete? È vero, quelli non ci sono mai stati però! Non ci sono mai stati, l'unica cosa che c'è sempre stata è il messaggio Jock in sangue lì scritto sulla scogliera. Quello c'è sempre stato. Però che schifo. Ma scusa, le pagine da dove sono uscite? Le pagine non lo sappiamo. Sappiamo che lei è stata uccisa da un certo Jock Cranley, che infatti lei ha tracciato il suo nome lì sulla scogliera col sangue. Però a parte questo, noi non conosciamo nessun altro dettaglio. Quindi ci vogliamo avvicinare di più per le pagine. Magari ci diranno qualcos'altro. Magari c'è qualcosa, tipo, non lo so, un articolo di giornale che parla di lei. Magari. Allora, lei da qui è visibile ancora, ma se ci avviciniamo ancora di più spariamo completamente. Ovviamente spararle non serve a niente, è un fantasma, quindi lo puoi compenetrare. Non serve a niente. Non serve di più però sparandole. Manco spararle proprio con grandi mezzi, adesso vedi. Oh mio Dio! Siamo mezzo al limite in cui lei scompare. Infatti io già qui. Sai cos'è che non ho mai capito? Lo vedi quel vortice strano che sì. C'è ai suoi piedi? Sì, è il suo effetto di apparizione quello, no? Come lei viene nel mondo dei vivi.
Qui però possiamo, venite anche voi, tanto qua sparisce, possiamo vedere bene da vicino tutto il resto. Qua c'è la scritta del nome e si intravede, e la conoscevamo, Jock, ok, il nome di questa persona. L'altro dettaglio invece sono queste, però, pagine. Questi sono giornali, guarda, però, guarda, e sono davvero giornali, infatti. Magari un articolo su di lei, sull'assassino. Sono estremamente bagnati dalla pioggia, stropicciati e quasi illeggibili, però, se ci fate caso. Più che altro per le pieghe, sono completamente illeggibili, almeno stropicciati, questo. Tipo questo neanche è un simbolo strano. Ma chissà, eh? Da quanto tempo sono qui? Questo è un giornale e si legge qualcosa sul giornale, però non so se c'entra. Dice legge della sorveglianza, Epsilon Pay Record. Epsilon sarebbe una setta qui su GTA 5, la setta Epsilon. E magari me lo ricordo qualcosa? Può essere. Qua ce n'è un altro e dice queste sono pubblicità. E c'è un altro ritaglio che dice mente perversa. Quindi potrebbe voler dire la mente di un assassino. Quella è sicuramente. Questo può essere che è correlato a lei. Ma tu ti ricordi piuttosto che, anche se qui non si vede, col mirino lei si vede? Davvero? Sei sicura? Sì. Oh, io non la vedo, Anna, col mirino. Usa un altro, quel oddio, fucile, quello che il mirino non zoom. È vero, eh? No, no. Se zoomi il tanto giusto la vedi. E la vedi anche molto è più grande. È vicinissima. Estremamente bene. Mamma mia, guarda che inquietudine. Vai, andiamo, ci viene l'ansia. Ok. Allora, se qualcuno di voi, io vi ho fatto vedere bene tutti i ritagli che ci sono qui. Questo purtroppo non si vede perché è quasi compenetrato con la scogliera. Hai visto che questo, però, qua è pure sporco? Sì, ho visto, sembra insanguinato quasi, ma no? Sembra un mirino, o sbaglio? Non è che ha un vero obiettivo? Un bersaglio potrebbe essere. Però, visto che io vi ho fatto vedere tutto quello che c'era, mi aspetto che nei commenti voi possiate dirmi, magari secondo voi, perché c'erano questi messaggi, questi pezzi di carta, questi fogli di giornale. Risolviamo il mistero e guadagniamo questi 50 euro del principe del Taiwan. Adesso che li vogliamo, aspetteremo il giorno, ma durante il viaggio arriverà sicuramente, perché dovremo andare in un altro mistero. E questo altro mistero che andremo a esplorare sarà, perché anche lì ho dei nuovi dettagli, quello della miniera di GTA 5. E dopo ancora molti metri di viaggio, in cui abbiamo contato di nuovo le dita dei piedi di Strega, stavolta ne aveva 12, non si sa perché. Ah sì, almeno un numero pari. Molte dita dei piedi, erano tantissime. Che schifo, io non voglio sapere quante dita dei piedi ha. No, e di Alex abbiamo contato i neuroni, ne aveva meno delle dita dei piedi di Strega. Quindi non è vero. Dai, poverino, non glielo dire, avevamo detto di non dirglielo. Che verso hai allora? Alex, che verso hai fatto? Scusa, rifammelo. Questo è stato il motivo per cui abbiamo deciso di contarli. Ha detto, ma come mai fa questi rumori quest'uomo? E allora abbiamo contato, me lo rifai un'altra volta? Era tipico, chi ha poche. Anna, molto bene, Anna, visto? Me lo fai tu quel verso? Anche tu secondo me ne hai pochi, dei neuroni. Non è vero, prova a farlo a te. Che goduria. Qua è diverso, sì, me lo deve tantissimi neuroni. Grazie Alex, che lecchino. Ok, accelerate con questi monocicli. Ma quanto corri? Sono lenti. Allora, sapete cosa vi dico? Vi aspetto sul posto, ok? Che voi siete lenti. Ma ti sto dietro, ma guarda, il vento tra i capelli. Ma Anna è addormentata di nuovo, ma io non ne posso più. Ma io sono ultima, ma perché non pilota più il mio monociclo? Anna, ma puoi addormentarti perché stai guidando un monociclo? Cioè, ma come funziona il tuo cervello? Guarda che è estremamente impegnativo. Ma io pensavo fosse collegato a catena al tuo sedere, invece non è così. Cos'è successo? Che è successo? No. Che è successo? Ma sei svenuto? No, tutto bene, però ho sentito dei suoni molto preoccupanti da parte del mio computer. Ma non è successo niente, quindi possiamo continuare. Anna dorme di nuovo. Anna, io non ce la fa. Ti prego, per favore. Cioè, ma adesso io non te ne perdono più una, perché non è possibile. Sei una rincoglionita e basta. E dai. Ma io non so più dove sei, mi sono persa. Ma chi se ne frega? Parla bene, visto che non sei capace di stare appresso. Almeno stai appresso con la voce, no? Va bene, faccio del mio meglio. Poi ti lamenti se uno ti dice che sembri anziana. Ma che cacchio, per forza uno te lo dice. Non si sa cos'altro fare dai, con te. Poi tanto le mandiamo la posizione, ma arriva tranquillamente. Ma chi è? Oh, contendente. Chi c'è? Si permette? Ma che avete visto? C'è uno che ha il monociclo. Ma è Anna. No, la gara è nostra. Devi ucciderlo, secondo me. Fagli esplodere. No, perché? Ce n'è un altro, ci sono i suoi simili. A noi non ci piace il monociclo. Non è vero, perché noi siamo pro monociclo, quindi ho investito una lepre. Quindi ci piace se altri hanno il monociclo. Condividiamo la passione con altri compatrioti. Non è giusto, solo noi dobbiamo avercelo. E amanti del monociclo, amanti delle cose une, come le palle di Alex che ne è una. Ho come il mio neurone, perché mi sono persa. Ma dove di siete? Nuovo. Perché mi avete... Io non so dove siete. Anna, senti, allora facciamo così.
Tu no, adesso no. hai tutto il tempo. Volavo sulla montagna. Però mi sa che anche noi, Stray, abbiamo sbagliato montagna. No, dov'è? Qui sopra cosa c'è, scusa? Qui. E lì sotto? E mi sa che siamo vicini, eh. A vedere. Vedo una struttura qua. No, non ci interessa la struttura. Vogliamo la miniera, Stray, cioè. Ah, che stupido. Ma cosa vai a cercare, la struttura? Ma la montagna è alta lì. Cioè, Stray, io veramente non ho parole certe volte mi con te. Mi dispiace. Ma cosa sei scemo? Abbiamo io sbagliato vedo le cose, curva. Mi attirano. Era quella a fianco comunque. Quindi giriamo col monociclo. E Anna, qualche istante ancora per trovarci. Io ci sono, ho visto Alex. Questo qua non so chi sia. Hai visto Alex, non è che sei proprio Mi sa infatti che non siamo messi bene, eh? Sto girando all'Aion, però. Va bene, allora ci siamo. Qua arriviamo tutti! Con garbo risalire questo tratto di montagna. E poi dovremmo essere subito. Ci siamo? Sì. Lion? Aspetta. Ma mi fa le gambe! Ci siamo, perché basta risalire, vedi questo costone con grande cautela. Però sono caduto. Attento! No! Come è possibile? Ma non ti fa cadere il monopattino? Il monociclo! Imbecille, guarda. Vabbè, è uguale! Mono. Ho un problema, nel senso che il mio monociclo non lo rivoglio più. Intanto non riesco a riprenderlo, però non vi preoccupate, perché io vado a piedi. Voi avete capito qual è la strada giusta? Sì, arriviamo! E allora? Ti stiamo seguendo da lontano, ma arriviamo! Ma io sono a piedi, cioè... Cosa vuol dire? Dai, prima o poi ti raggiungiamo, scusa. Noi siamo col monociclo, tu a piedi. Siamo caduti anche noi, se vuoi capirlo. Ma scusate, ma com'è che siete tutti insieme e io sono da solo? Vi fa schifo, Anna? Cioè, spiegami. Io sono da solo, non ti preoccupare. Sei un po' antipatico, Infatti non è che gradisco sempre la tua presenza, però... Eccomi, Lion, vuoi il mio monociclo? Un Pumas, attento che sei a piedi, ci sono i Pumas. Guarda, grazie, Alex, così i Pumas... Ecco qua, vai a piedi. Casomai. Sono anch'io, che bello! Ti possiedono a te, non a me. Sono rimasto io a piedi. Tranquillo. Puoi chiedere a Stregato se ti presta il monociclo. Non me lo darà mai. Mai, mai. Non c'è proprio speranza. Mi spiace. Puoi chiedere al Puma se ti dà un passaggio. Oh, ci siamo, attenzione qui. Occhio, occhio, pianissimo qui, pianissimo, bisogna andare pianissimo. Qua cato di brutto. Bisogna risalire. È impossibile, impossibile. Bisogna fare tipo Tony Hawk Pro Skater ma con il monociclo. È veramente difficile. Non devi saltare, non devi saltare. E chi cacchio sa saltare? Amici, mi sa che stai sbagliando la strada. Stai zitto perché non sai nulla. Stai zitto. Sei sicuro? Stai, devi stare zitto perché io devo stare zitto. Devi stare zitto perché è qui. E poi ti vengo a prendere. Senti, mi porti dov'è la strada giusta? Perché mi sto perdendo un attimo. Ti vengo a prendere. Mi stai venendo no, a prendere. No, ma perché? Ma chi è che ha delineato la strada giusta? Io, tu, vero? Io. Lo sapevo. Ma di solito c'è il senso dell'orientamento di una marmotta sotto terra. Abbiamo la mappa sbagliata. Amici, salite con me, andremo alla vittoria. Ok, sei gentile. Sti monocicli. Aspetta che ci sparo pure, perché guarda. Abbandoniamoli. No, ti prego, non male. Ritornare, arrivo. Un monociclo inutile che non è altro. Tutti. Oh, distregato, te ne potevi anche fregare. Non aspettare no, più, dai, stregato. Ti prego. Va bene, chiaro. Eccoci oh, qua. Grazie, Alex. Grazie. Oh, che bello. Eccola qui. E fammi vedere dov'era. Ecco qua. Ma infatti era giusto. Era dall'altra parte. Era dall'altra parte. Abbiamo ecco sbagliato tre. Montagna. Noi eravamo qui ed era qui. Che imbarazzo. Questa è colpa di Stregato. E di Anna. No, è più colpa di Anna. Qua possiamo dire. Io l'ho fatto io. Vieni qua che te lo spiego. Allora, secondo te, il doverti riprendere ogni 10 minuti perché ti addormenti. Ma perché mi ero persa? No, perché ti addormenti. Perché se tu ti sei persa, a maggior ragione, devi essere più partecipe con la un tua voce. Un bravo leader tiene compatti tutti i membri e sa la strada. Oh, la mazza, la mazza! Ah! Ti sta dando la colpa! Ma hai singhiozzato per caso, Alex? Non farlo più, ok? Ah, no. Vabbè, vedi, respiro per poco. Grazie. Allora, siamo qui fuori dalla miniera. Ora, non dobbiamo fare altro che aprire la porta della miniera. Attento che fai tutto così. Poi, una volta dentro, la solita delicatezza. Piano. Preparatevi perché dentro potremmo assistere a qualcosa di nuovo anche qui riguardante questo mistero. Io c'ho già la torcia in mano. Ah, bravo, ottima idea. Infatti, prendiamo tutti quanti la torcia in mano. Siamo però pronti. Solo io accendo la torcia. Noi okay? siamo dietro di te. In caso di emergenza l'accendiamo noi. Ah, già qui intravedo. Cos'è? Una cosa. Oddio! Non so se c'era, ma c'è un teschio. Non c'è mai stato. È un teschio con una sega sopra. Stai scherzando? No, io non teschio voglio andare sega. Più. Continuiamo a percorrere il tunnel della miniera. Vi ricordo. Non voglio andare più. La leggenda racconta che dentro questa miniera, una volta, è stato ucciso un produttore cinematografico qui su GTA 5.
Io mi ricordo che si poteva trovare anche il corpo di quel produttore. Se giochi in single player, puoi trovare il corpo di questo produttore. Ma noi non l'abbiamo mai visto. E io vi so promettere, vi posso promettere, che oggi invece qualcosa noi dentro questa miniera... Io non voglio trovare niente di qua. Vivo o morto troveremo. Sì, magari però, ricordi, personali. Noi qualcosa l'avevamo trovato. Ti ricordi del piccone fantasma? Stai zitta un attimo. Allora, imbecilli, è colpa di quello viola. Io non voglio il vostro fiato sul collo, che sembravate accroccati su di me. Non lo fate più. Stre, fai schifo a vederti. Mi dispiace. Volevo che qualcuno mi tenesse la allora, mano. Allora, Anna sta dietro di me, che almeno non fa paura. Voi okay, due in fondo e distanti. Ma tu vuoi che succede qualcosa in fondo? Ma speriamo, è questo giorno che ti succede qualcosa. Non l'ho ancora visto. So anni che doveva succedere. Non niente quando sono io mi a ricordo te. Che tu mi avevi detto: guarda, succederà qualcosa. Oh. Cos'hai no, visto? No, oh, no, no, ti prego. No, io no, non ci vedo no, nulla. No, Lion, cos'è no. quella roba? No, no, no. Ma cos'è? C'è una roba rossa tipo fosforescente. No, ma è inquietante. Ma quanto brilla? Non c'è manco la luce. Io ho visto solo dei teschi. Questa cosa non l'avevo vista. Quindi non so che cosa è? Sia. Spegni ma la luce. Non voglio più andare. Ma se. Oh, ma chi ha acceso la luce? Io per lo un sapevo, attimo, perché ho pensato tu prendi essere. Il mirino e io ti faccio luce. Sono pezzetti di persona, secondo me, questi. Ma tanti. Perché è fluorescente? Non lo so, perché sono rossi, magari. Forse sono alieni. Allora, vedete? C'è anche del succo di pomodoro, ma a parte questo... Che schifo! Tipo tanto. Pezzi di ossa. Queste io ho visto. Ma che cavolo è qua in mezzo? Oddio! Questa pletora di teschi per terra, questi io li avevo visti. È un ingresso. Ma invece tutti questi organelli, questi pezzi di persona, non li avevo visti e neanche andiamocene. Il succo di pomodoro. Beh, ma che magari gli organelli le hanno fatti quelle seghe sulle teste dei teschi. Non lo so, ma secondo me qui è anche il punto dove in single player tu trovi il corpo di questa di questo produttore. Non mi ricordo il nome. E qui l'abbiamo visitata tutta, possiamo andarcene. No, 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 che ne sai che c'è qua altro. Possiamo no, anche continuare. No, non mi dire che c'è altro, ti prego, io ho paura. Non voglio andare. Il principe taiwanese aspetta le nostre risposte per potermi capito, dare i soldi. Ma i nostri sederi valgono di più. Ma te insomma, li potenei 600 euro. Quello di Alex vale poco e niente, però, poi. Sai, mi sa che... O almeno io non vedo altro, quindi non vorrei che tutto andiamo quanto dietro. Fosse lì, in quel punto dove è proprio il corpo. Nel resto andiamo della miniera, in teoria, noi abbiamo visto, sì, una volta un piccone fantasma, una volta... C'è ancora, sono sicura che c'è ancora! Dei rumori sospetti, una volta dei lupi, mi ricordo, però niente di fantomatico in giro in questa miniera, a parte questo... D'altra parte, secondo te? Questo posto, è cos'era? Anche qui... Non lo so, Anna, oh. Tu senti cose che senti solo te. No, ma io ho sentito i passi. Si è sentito trascinare di brutto. Mamma mia, io non ho visto quella cosa da dietro. Pensavo che era una persona. Vabbè, io non vedo niente e non sento niente. Quindi assumerò che voi vi state solo cagando addosso. E non no, appiccicatevi. Staccatevi da addosso, non ok? Non voglio stare lontano. Fermiamoci. Abbiamo visto abbastanza. Secondo mamma me mia. No, no, rimaniamo qui. Però ci fermiamo. Accendo la luce, dai. Fatemi passare. Ok. Quindi mi raccomando, silenzio! Che cagone! Fateci sapere se volete vedere un altro episodio di Misteri, dove riusciremo a scovare qualcosa di inedito, come oggi. E per oggi però, Lion out! Ciao!